Lo statuto dovrà essere riformato anche per quanto riguarda la figura del presidente. Il presidente non potrà candidarsi, non potrà avere più di due mandati consecutivi. Analogamente dovranno essere inserite delle incompatibilità per quanto riguarda la sua figura. Sono infatti convinta che il presidente non debba ricoprire incarichi né di livello sportivo né di livello tecnico in ambito internazionale. Il Consiglio federale poi dovrà lavorare ed operare sulla base della delega. Significa che ogni consigliere avrà una delega specifica per un settore e dovrà sviluppare e studiare quelle che sono le problematiche di quel settore, riferendo poi sempre e comunque al Consiglio federale. Vorrei anche che lo statuto prevedesse la partecipazione ai consigli federali dei presidenti di Lombardia, Veneto e Toscana, le regioni maggiormente importanti a livello nazionale. I presidenti non avranno chiaramente diritto di voto nell'ambito del Consiglio, ma avranno la possibilità di partecipare attivamente a quelle che saranno le discussioni e gli argomenti di volta in volta trattati. Mi piacerebbe anche che la riforma prevedesse la possibilità di trasmettere via streaming quelle che saranno le riunioni del Consiglio federale a livello nazionale. Questo per garantire trasparenza e chiarezza ai tesserati e agli affiliati in merito all'operato del Consiglio federale nazionale.